Governo, gentili senatrici, gentili senatori, partiamo da una situazione oggettiva. L'immobile, destinato a suo tempo in via provvisoria come Palazzo di Giustizia di Bari, è diventato, grazie all'inerzia di tutte le autorità coinvolte, definitivamente provvisorio. Già nel 2012, e il governo non era della Lega, non era del Movimento 5 Stelle, intervennero delle modifiche strutturali di consolidamento. A maggio di quest'anno, a seguito di una perizia chiesta dall'INAIL, che sanciva il pericolo di crollo asintomatico, cioè da un momento all'altro, della struttura, il Comune di Bari si vede costretto a revocare l'agibilità. Curioso che venga imputato al ministro Bonafede, l'unico ministro della giustizia che si sia attivato per il problema, il fatto di essersi attivato. Non ci sarebbe necessità e urgenza. Abbiamo una situazione in cui i lavori dei procedimenti penali e civili si svolgono in una tendopoli, in condizioni che, ben lungi dall'essere di pace processuale, rasentano i termini della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra. Ma qui qualcuno fa eccezioni di costituzionalità. Ma quale costituzionalità? Quando abbiamo dei termini di sospensione dei procedimenti che non sono termini di sospensione della sola prescrizione, ma anche dei termini di difesa, a proposito di lungaggine dei processi, per 3 mesi. I suggerimenti dei colleghi del PD, della senatrice Valente, sono sempre bene accetti qualora costruttivi. Peccato però che negli ultimi anni ai vostri governi voi non abbiate saputo dare giusti suggerimenti, considerata la situazione della giustizia. Abbiamo una situazione. Vergognatevi. Senatore, si attenga al provvedimento, grazie. La vostra risposta al sovraffollamento delle carceri è stato un decreto svuota carceri travestito da riforma dell'ordinamento penitenziario. Non potete più parlare. Il senatore Faraone, sta parlando il relatore. Sto ascoltando perfettamente cosa sta dicendo e già gli ho detto di attenersi al provvedimento. Lei, per cortesia, lasci condurre a me l'aula, grazie. Si rivolga alla Presidenza, senatore. Si rivolga alla Presidenza quando conclude. Presidente, grazie. Il governo del cambiamento è già cominciato e continuerà. Prego, senatore, rivolgendosi alla Presidenza, concludiamo il suo intervento, grazie. In Commissione Giustizia il primo atto che abbiamo dovuto esaminare è stata la riforma dell'ordinamento penitenziario. Dietro questo nome si nascondeva uno svuota carceri. Nelle audizioni, gli auditi convocati dalle nostre opposizioni, in particolare dal PD, parlavano di soluzioni quale la liberazione di 46.000 detenuti su 58.000, perché solo 12.000 sono dei farabutti. Il provvedimento è legato perché la condizione dei palazzi di giustizia in Italia segue di pari passo la vostra inattività. Senatore, mi scusi. Sì, è già stato richiesto, ma se voi intervenite ovviamente si risponde, quindi pregherei di non intervenire e pregherei il relatore di rivolgersi alla Presidenza. Non intervengo più. La situazione dei palazzi di giustizia in Italia, delle carceri in Italia, la situazione della giustizia in Italia non è in emergenza da maggio del 2018. È un'emergenza che perdura da anni nell'inerzia di chi aveva la responsabilità non di lanciare suggerimenti, ma di fare. Oggi viene criticato un ministro che adotta un provvedimento d'urgenza perché, ripeto, in una tendopoli svolgere dei processi è ridicolo, incivile. È incivile e allungare i termini non è un allungare i termini, ma è garantire la difesa, garantire dei diritti elementari che sono anche i diritti di chi opera nella giustizia, magistrati e avvocati. Di conseguenza, noi riteniamo le questioni pregiudiziali assolutamente infondate e per quanto riguarda la questione pregiudiziale posta in essere dal Partito Democratico, aggiungo una valutazione di assoluta vergogna, è vergognoso. Sono stati al governo, è vergognoso. Senatore, modi di termini, la ringrazio. Ho concluso, Presidente, grazie. Siamo all'intervento successivo, è iscritto a parlare il...